Arriva la bella stagione e si ripropone un fenomeno incontrollato come quello dell'immigrazione clandestina. Solo nell'ultimo fine settimana sono arrivate oltre 2.200 persone a Lampedusa. Direi che siamo al paradosso, alla vergogna, e ieri abbiamo dovuto assistere addirittura all'accerchiamento di ben 10 poliziotti mentre svolgevano il proprio lavoro ed erano pure senza sistemi di protezione, mettendo a rischio la propria salute e la propria sicurezza. Io sostengo fortemente quella che è la linea portata avanti da sempre dalla Lega, dal nostro leader Matteo Salvini e dal sottosegretario Nicola Molteni, affinché venga garantita la sicurezza delle forze dell'ordine mentre svolgono il proprio lavoro e di tutti i siciliani. Noi vogliamo che il Premier Draghi prenda in mano in prima persona questa situazione e l'affronti affinché non si ripeta ciò che accade ogni anno, soprattutto in un momento storico in cui, a causa della pandemia, l'arrivo della bella stagione, la ripartenza della stagione turistica può essere un momento di ripresa economica per tutti gli operatori e per i cittadini siciliani. Chiediamo con forza che questo avvenga, perché la Sicilia è stanca di dover combattere con questo fenomeno e i siciliani, oserei dire, sono davvero incazzati.